Amici, amici, test, prova. Buonasera, buongiorno, anzi, questo fantastico buongiorno luminoso, questa giornata luminosa, questo sabato estivo. Ragazzi, siamo tornati sul fantastico Monkey Island, eravamo rimasti qui, sostanzialmente, in questo empore, avevamo appena finito le tre prove. Silenzio! Avevamo appena fatto le tre prove, poi è successo un casino, cose, il governatore Marley, cioè nonché nostra fiamma di cui siamo invaghiti, il nostro personaggio è invaghito, è stato rapito da il malvagio, LeChuck. Adesso il discorso è, noi dobbiamo prendere una ciurma volontarosissima, prendere una bella ciurma, cose, prendere una nave e rincorrere questa cazzarola di nave fantasma di LeChuck per recuperare il governatore Marley, ok? Quindi che succede? Che però che noi non abbiamo il becco di un quadrino e praticamente dobbiamo andare da Stan, il venditore di navi. In questo gioco Stan è un venditore di navi, dopo vedremo, con un credito, una nota di credito, una nota di qualche cosa, cioè che normalmente, che non so esattamente cosa sia, cioè sostanzialmente devo dimostrare di essere un lavoratore. E il datore di lavoro, il mio datore di lavoro, mi fa una nota di credito o qualche cosa, insomma, per acquistare, una sorta di impicci, mutui, cose eccetera. Adesso, il discorso è, io, questo vecchio di merda dell'Emporio ha delle carte, dei moduli, dei moduli all'interno di questa cassaforte. Quindi devo aprire la cassaforte, ricordarmi la combinazione. E poi aprirla con l'inganno della cadrega. Quindi parliamoci un attimo. Cosa vuoi? Allora gli chiedo, voglio avere una nota di credito. Spero che si senta l'audio. Hai fatto un lavoro finalmente? Hai trovato un lavoro? Va bene. Prenderò il modulo e lo riempiremo. Vai, allora fammi vedere com'è la... Quindi praticamente io tra l'altro ho dovuto rigiocare tutto il gioco fino a questo punto perché avevo formattato. Quindi allora vai. Destra, sopra. Questa dovrebbe essere la combinazione. Però il problema è che, quindi, come cosa, che giro ha fatto? Quindi antiorario, orario, quindi destra, sopra. Sto cazzo facevo. Allora, servo i tavoli del bar scam. Va bene, mi dice, no, non è vero un cazzo, ma ti pare, tutte cose. Sì, ma il cuoco sta piangendo come un vitello. Vabbè, ma lasciamela qua, tanto poi... Vabbè, fanculo. Rivediamo, quindi. Destra. Sopra. In teoria dovrebbe essere prima antiorario, poi orario, quindi no? Non dovrei potermi sbagliare. Tanto adesso il discorso è capire, premere, tirare... Solite cose. Allora... Mi vai per favore un attimo dal Mili, del maestro Mili? Vai. Sì. Dai. Vai, c'ho da fa. Vai, si accomodi. Allora. No, mai mi permetterei. Allora, vediamo un attimo, quindi. Tira la maniglia. 1, 2,
destra, premi, 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 tira, premi, premi, premi. Ale, c'è solo questo biglietto qui dentro. Una cassaforte per... Eccolo, una cassaforte intera per il biglietto. Il sottoscritto, onesto negoziante, si assume tutti gli impegni commerciali del portatore di questo biglietto per un ammontare fino a 5.000 pelsi da 8, cari amici, eh? Vai, andiamo da Stan. Andiamo dal fantastico Stan. Ale. Mi di una barca! Questo era il passaggio rapido? No, forse era questo il passaggio rapido? No, niente, non c'è più il passaggio rapido. Amici! Allora, vai, vai, andiamo dall'ottimo Stan a recuperare la nostra barca. Probabilmente sarà la scimmia, la nave fatta che guidava dalle scimmie da Monkey Island fino a qua. Vai verso lo scoglio. Salve. Oh. Salve. Certo. Sì, chiacchiera di meno per cortesia. Sì. Sì, non ti accolare, già abbiamo capito, già ci siamo detti cosa devi dare. Allora. Questa. Fuel economy, miei cari. No, non quella, zio cane, quella blu di merda laggiù, dai. La vedo. Beh, sì, evidentemente sì. Sì, nordicissimo proprio. Porca troia. Comunque stiamo parlando di qualcosa di valore. A che fascia di prezzi stai pensando? Ho un credito del negoziante, lo accetterai? Madonna, ma perché là sopra, porca troia? Vorrei proprio, giuro. E di solito lo faccio. Ma non piacere questa cosa di costra. Forse una delle altre navi serve più nella sua fascia di prezzi, sì. Quella lì. Quella che costa poco, vai. Fammi togliere qua. Ok, allora dai, vediamo sta nave. È difficile ignorare un bel mistero, non credi? Sì. A che fascia di prezzo stai pensando? Ho un credito del negoziante, lo accetterai, vai. Accetta sto negoziante, sto credito del negoziante. Ehi, ma certo, il tuo credito è sempre valido da Stan, ma insomma. Non importa se hai avuto problemi di credito in passato. Divorzio e bancarezza, disavventure croniche da gioco. Voglio dire, chi sono io per giudicare, giusto? Esatto. Sei consente se piace di te al punto darti un credito. Allora devi essere un uomo onesto con uno stipendio fisso, giusto? Per bacco. Giusto.
Veniamo al, al nocciolo, va bene? Io so che tu la vuoi. Tu sai che la vuoi. Ed io so che tu sai che io voglio vendere loro. Oddio, che palle. Dammi a Stenno. Quanto pensi che valga la? Potresti portarti via questa bambina oggi solo per 10.000 pezzi da 8. Cosa ne dici? Vorrei farti un'offerta. Quanto? Come sembrano 3.000 pezzi da 8? Suppongo che possiamo iniziare dal basso. Ne arriverà una grossa consegna settimana prossima, dunque mi hai in pugno. Devo assolutamente vendere questa piccolina, anche se devo perdere la camicia. Ma io ho 5.000. 4.000 pezzi da 8. Ecco, adesso cominciamo a ragionare. Ma non del tutto. Può fare meglio di così. Cosa deve portare via questa nave? I soldi. I soldi. È la mia ultima offerta. Vai. Sì. E quindi che dobbiamo fare? Ci sarà il suo motivo, come direbbe qualcuno. Quindi? Sì. Penso solo vivo senza una robaccia del genere. Fantastici iceberg. I famosissimi iceberg del dei Caraibi. Basta con gli accessori, vai. Oh, mi dai sta cazzo di nave? Questo è che sono oggi per solo 9.000 pezzi da 8. Ma non ci arrivo, scusa. Cosa devo fare? C'è un pezzo, c'è cosa da 5.000. C'è una cosa. Vorrei farti soffrire ancora un po'. Puoi dirmi la verità? Non ho i soldi. Sì, è colpa di mia moglie, sì. È però di quello che lei possa dire quando torna a casa con una nuova nave. Sì, sì, esattamente così, vai. Non essere così bigliacco, basta mi dai la barca. Sì, sì, fidati di me, sì, sì. Cosa devo fare? Devo... Ancora antiblocco, tu mi dici. Sopravviverò senza una robaccia del genere. Perché lui è già sceso di 1.000, eh. Fregatene della sicurezza. Immune a pignone rastrella. Ma che cazzo è sto roba? Muove posta galleggiare. Sì. Coprivela in velluto, beh, sa. Ammutinamento è una brutta parola. Cavometro, cavometro, cavometro. Ma tu moglie lo sa che sei così tirchio. Vabbè, basta.
L'ascensore fatto di legno, botti di legno rosso. Beh, sì. Basta, su! Allora, basta con gli accessori. Quanto pensi che valga? $6.750 pezzi d'otto, quindi bisogna continuare a togliere. Copertura in legno la togliamo. Ma ti avverto, i cirripedi odiano quel legno finto. Ma aspetta, c'è dell'altro. Sistema di sbrinamento degli oblò. Basta, su, questo me l'hai già detto. Quanto pensi che valga dopo che ho tutte queste fregnacce? E non ci arrivo. Io posso offrirti 5.174 cose. Pensaci. Oh, va a tappi undercore. E invece, niente. I tuoi figli poi, ma che stai dicendo? Bravo, bravo. Sì. Che estenuante trattazione. Devo far vedere queste cifre al mio principale. Penserà che sono pazzo, ma me lo convincerò. Ci vedremo al molo col tuo equipaggio. Sì, tutti i feeling, cosa. Tutti e tre? Non fare il simpatico? Vabbè, quindi la scimmia del male. Del mare. Usa la scimmia del mare, vai. Mo il molo, qual è il molo? Vai, andiamoci. Il molo che sia, qual è? Il villaggio qua? Questo mi pare che l'ho preso, questo mi pare che l'ho preso. Eccoci. Hai fatto bene a venire. Beh, 10 persone mi hanno fatto una proposta per questa bellezza mentre ti aspettavo. Sì. Niente affatto. Conosco un tizio che è innamorato di questa nave e gli si spezzerebbe il cuore se la perdesse. Insomma, non sono certo io. Ho ragione, per bacco. Certo che sì, allora sei tutto tu. Basta guardarla. Aerodinamica, certo. Una bellezza galleggiante coperta da conchiglie. Penso che stia avendo un momento stupendo qui. Ho cambiato idea, non posso darti. La cretino. A brutto testa di... Come potrei vendere qualcosa di così caro? Ma un accordo è pur sempre una... No. Amici! Amici! Ho quasi dimenticato di regalarti questo libretto sulla navigazione. La regalo da parte mia, ricordati dove l'hai preso. Ma come si fa? Come si fa a navigare con quella zozzeria lì? Forse soprattutto dovrei prendere quella garanzia extra.
Quanto tempo che non ci si vede, cretino? Ecco, razza di cretino ipocrita, mi hai ingannato, esatto. Non essere duro, ti sistemo io a te. Sono qui per aiutarti, non solo per denaro. Denaro? Giusto, ci pagano per questo, non è vero? Per Bacco, tutto un... Che, sono felice che ce l'abbia fatta, cara, davvero quello sentito di te il negoziante. Molto appropriato, combatti come una mucca. Non è mai saputo come usare. Cosa fa quel relitto pieno d'acqua là fuori? Quello c'è. Cioè. Come faremo a salirci con in mezzo quel mucchio di detriti? Dov'è l'aiuto cuoco? Ho bisogno di lui per andare a casa a prendere i miei bagagli. Cosa sta succedendo qui? Dov'è la nostra nave? Eccola lì. Dov'è il nostro equipaggio? Eccoci qui. Non sarà così facile come pensavo. Amici! Attenzione, de viaggio, cari amici, eh? Parte 2. Vai, partiamo da questa. Lasciamo questa Mili Island del cazzo. Sotto il comando coraggioso del capitano Fripper Tripwood, la scimmia del mare è finalmente salpata. Senza alcuna attrezzatura o esperienza, l'intrepido equipaggio comincia a organizzare il suo viaggio. Oppure rima. Oh, vorrei dire che è fantastico lavorare insieme ad un equipaggio così bravo, per Bacco. Il viaggio non sarà facile. Occorrerà del talento, perseveranza e soprattutto lavoro di squadra. Prima sarà meglio assegnare i vostri compiti. Mi sa che siamo stati fregati di nuovo. Ho fatto una lista. Fregati è proprio la parola. Senti, Carla. Ma non vedo perché se la prenda tanto per salvare il governatore. Ma tu lascia fare. È capacissimo a badare a se stessa. Sì. Se vuoi sapere come la penso io. Sì, ma è vero, per carità. Abbiamo questa nave fantastica, bellissima. E va bene. Abbiamo una nave. E va bene. Perché non ci ribelliamo? Blaghiamo una corda al timone e ci lasciamo un po'. Avrei bisogno di tintarella. Beh, pensandoci bene, sono stato un po' stressato ultimamente, cretino. Aver bisogno di riposo. Ah, brutto. Allora è deciso. Facciamo una crociera nei Caraibi. Beh, se sono già ammutinati, amici. Sono condannato. Sì, non c'è male. Allora, penna d'oca. Prendo la penna d'oca a sfera. Bene. Apri il cassetto. Esamina il cassetto. Dentro c'è un vecchio libro impolverato. Prendilo. Dice: diario del capitano 10 marzo. Oh, l'ufficiale in seconda, Tutrut, ed io stiamo cercando di Monkey Island da più di un mese senza successo. Le indicazioni che abbiamo acquistato su Melee erano una ricetta, non una mappa come credevamo. Beh, 12 marzo. Vorrei che Tutrut si lavasse. Beh, potrebbe essere una moneta. 17 marzo. Vorrei che Tutrut trasmettesse di russare. Beh, questo è. 23 marzo. Tutrut comincia veramente a darmi sui nervi. È questione di poco prima che lo prenda Pugnagni. 2 aprile. Come gesto di pace, Tutrut si è offerto di preparare la cena stasera. Molto bene. 3 aprile, vabbè, ma quanto andiamo avanti così? Non so come abbiamo fatto, ma siamo arrivati a Monkey Island. Dai. Io e Tutrot siamo svenuti a causa del brodo che aveva fatto ieri sera quando ci siamo svegliati. Monkey Island era lì a prua. Bene. Diario il capitano 4 aprile. Tutrot e io abbiamo messo le provviste nella scialuppa e siamo pronti a sbarcare su Monkey Island. Siamo entrambi eccitati al pensiero di essere i primi uomini civilizzati che conosceranno il segreto di Monkey Island. 5 aprile. Abbiamo dovuto fare marcia indietro e tornare alla nave. Tutrot si è dimenticato di andare in bagno prima di partire. Vabbè, ma c'è il mare. Sbarcheremo di nuovo domani. Ma che stai un coglione? Questo
Questa è l'ultima pagina, bene? Quindi alla fine non sono più sbarcati. Esamina inchiostro, raccogli inchiostro. Vale. Segnalibro è coperchio di una scatola di cereali usato come segnalibro. Beh, carina un'idea. Apri il baule. Esamina il baule. Sembra un baule vuoto. Prendi il baule. Beh. Esamina il letto del capitano. È fatto. Aspetta. Ok. Beh, un altro lavoro ben svolto. Armadio. Sembra ben chiuso. Vabbè. Vabbè, quindi insomma. Salve, qua sopra si va? Mettiamo la webcam qui. Molto bene. Equipaggio ribelle. Ehi ragazzi, cosa succede? Togli dei piedi Guybrush, proprio così. A coglione. Cosa posso fare per farmi aiutare da voi? Dobbiamo arrivare a Monkey Island, zio cane. Scusa, Guybrush. Sei davanti al sole. Beh, non mi pare proprio. Darò a voi ammutinati 5 secondi per ragionare. Comincerò a calciare di brutto. Giro di chiglia ti dice niente. Ah, cretine. Tirare qualcuno sotto una chiglia per punizione o tortura. Esattamente. Capisco che. No, no, non mi fate del male. Vai al cannone. Esamina il cannone. Apri cannone. Non si vuole aprire. Qua si può andare da qualche parte? Usa la scala di corda. Che bella bandiera. Prendi. Bene. Sì. Come si. Cosa devo. Il portello, vai, il portello. Oh, allora, cosa abbiamo qua? Un cazzo. Portello, porta. Vai, porta. Oh, eccoci qua la cucina. Pentola. Banalissima pentola nave, non si riesce a sollevare. Fuoco ardente, bello e caldo. Ouch, brucia. Esamina pentola. Ho raccolto una pentola. Oh, cereali. Vai, raccogliamo i cereali. Esamina i cereali. Mi piaceva sta roba quando ero ragazzino. Apri i cereali. Fantastico, c'è una sorpresa dentro. Esamina la sorpresa. Una chiave. Una piccola chiave con una scimmia incisa sopra. Beh, ci sono le chiavi così. Vabbè. Ok, allora. Andiamo al portello. Attenzione. Corda gigante. Raccogli la corda gigante. Esamina barili. Prendi polvere da sparo. Scrigno nero. Apri. È tutto arrugginito. Apri baule.
C'è del vino molto buono qui dentro, raccoglilo. Sto raccogliendo niente cose a caso, eh. Beh, allora, vediamo un po' se questa chiave apre il... apre l'armadio della cabina del capitano, vediamo un po', eh. Esamina, vecchio bollo di metallo molto pesante. Apri. È pesante senza dubbio, è pieno di oro o gioielli. Aprilo. Un foglio di carta, bene. Stecchette di cannella. Allora, allora, quindi indicazione per l'isola delle scimmie. Quindi io devo fare sta ricetta per esattamente come questi Tutorot e il capitano si sono storditi e poi sono svegliati su Monkey Island. Devo fare la stessa cosa. Quindi Monkey Island è più che altro un viaggio, un trip d'acidi più che... Allora, stecca di cannella, foglie di menta, teschio umano pressato, c'ho la bandiera, foglie di menta, nero di seppia, c'ho l'inchiostro, sangue di scimmia, pollo vivo ce l'ho, grammi di zolfo, c'ho il fuoco, cioè posso, mi ricordo che si può raccogliere il fuoco, far bollire a fiamma bassa finché sia denso, servire un equipaggio di 4 persone. Allora, mentre sono veramente queste. Ok, sì, è chiaro, dunque. Allora, andiamo al pentolone. Allora, usa cannella. Adoro la cannella, poi. Ah, buon vino, questo è il sangue di scimmia. Allora, vai. Stecca ne... Foglie di menta, foglie di menta non so. Ah, mentine per l'alito. Ne ho migliaia. Teschio umano, vai. Poi nero di seppia. Sangue di scimmia. C'è il vino. Deve bastare. Pollo vivo. Abbiamo il pollo di gomma. Fa niente. Allora, grammi zolfo, potrei usare la polvere da sparo. Ok. Allora. Qua mo... Piridossina idroclorica. Che cazzarola ci metto qua? I cereali. Attenzione. Attenzione. Sopraffatto dal fumo del puzzo, Gebrash presto perde conoscenza. Dopo pochi secondi l'incantesimo voodoo fa virare la nave su una rotta sconosciuta verso una destinazione misteriosa. Quindi era proprio un coso voodoo. Era l'incantesimo voodoo. Passano giorni. Si alzi. Sento malissimo, ma stai una bomba, stai. Oh, amici! È Monkey Island, cari amici, eh? A stupidi di merda. Faccio sapere quando hai trovato il governatore, a coglione! Una sede in più che può usare lei, a stupido di merda. Sedenti inutili, guarda. Allora.
Mo dobbiamo spararci sull'isola. Ok, mo mi serviva però il fuoco. Mi serve il fuoco, ho sbagliato. C'era un modo per raccogliere il fuoco. Ouch, brucia, usa. Ale, massa infuocata, vai. Usa massa infuocata con milcia. Proprio che mancasse di tutto in questo, per esempio la polvere a sparo, non so. Raccogli. Vai. Allora, usa in cannone. Non c'è posto qui dentro per mettere la polvere a sparo? Come ti permetti? Ah, ok. Ale. Bene. Corri! Si sbriga! Amici! Ale. È la seconda volta che se sparamo, eh? Sotto Monkey Island, cari amici, sotto Monkey Island. Una scimmia! Che? Cosa succede? Ragazzi, sono atterrato su Monkey Island, il primo al mondo. Oh, Totrot qua. Salve! Sono Herman Totrot, Tutrut. Sì, non scomodarti a salutarmi. Beh. Mi dia una mano. Tanto sto aspettando solo da 20 anni per parlare con qualcuno civilizzato, non mi importa. Ti sembra civilizzato? Bene. A proposito, forse dovresti estinguere quel fuoco. Sì, dovrei. Sì. Io, per esempio. Ma non se ne vadi, per l'amor del cielo! Allora. Esamina foglio di carta. Assemblea pubblica. Ci sarà un'assemblea mercoledì sera per discutere della recente occupazione della testa sacra di scimmia da parte del pirata fantasma LeChuck. E le sue conseguenze sull'ambiente del commercio turistico. Famosissimo commercio qua. Tutti i cannibali di Monkey Island sono pregati di partecipare. Famosissimo. Prendi foglio di carta. Se no glielo lascio qua. Una banana. È gialla, grazie. Raccogliamo di banana. Bene. Direi va verso. Vai laggiù. La scimmia. La spiaggia. Decrepaccio. Qua c'è la scimmia. Dica! Ma non fare il. Certo, potrei dargliela. Vai i remi. Vai i remi, va. Ma. Mi di i remi per l'amor del cielo. Esamina l'albero. Niente banane qui. Qua che è? Tronco robusto. Ok, evidentemente qua serve qualcosa. Aspetta. Ok, vai. Cosa succede? È tutta una giungla a perdita d'occhio, non si fa nulla. Condor. Il letto del fiume asciutto. Biforcazione del fiume.
Certo che fa caldo qui, sì. Beh, esami il biglietto. Prenderò anche questa pietra interessante. Famosissima pietra interessante. È stampato su carta intestaltla. Al pirata fantasma le Shackle. Ti preghiamo per l'ennesima volta di ridurre le tue attività notturne nella zona della sacra testa di scimmia. La gente per bene sta cercando di dormire, esatto. Ti preghiamo di fare meno rumore. I cannibali di Monkey Island, maledizione. PS, ti abbiamo visto portare quella donna con la sciarpa laggiù. A cretino! Alla testa di cacca! Ti esiste. Roccia notevole. Non sono gelo, ma giocate queste fratture con coidali. Direi che questa è una pietra focaia. Fratture concoidali, voi dite? Punti d'appoggio, vai. Ai cannibali di Monkey Island. Si prega di non muoverlo. Ha un equilibrio precario. Herman Tutrut. Ma quell'Herman Tutrot del cazzo? Allora, qua, questo è un coso, evidentemente, premi. È una sorta di... Non va oltre, tu mi dici, tira. Non mi ricordo assolutamente niente di sta roba. Tira, tira. Poggio per piedi. Ah. Un chiodo di pietra. Oh, carissimo. Non mi stanco mai di questa veduta. Ciao, carissimo. Anche se sono 20 anni che la guardo. Anche se è l'unica veduta sull'isola. Beh. Sì, una gran bella veduta, devo dire. Temo che debba proprio andare. Ma dove vai? Mi dia una mano! Sì. Fare urgente, cazzo di ridi. No, non se ne vadi! Premi. Sì, mettila lì. Ci cioè, vorrei capire dov'è che cosa bisogna. Vorrei capire cosa deve succedere, insomma, se deve rompere qualcosa, la diga per esempio, chiedo, bisogna muovere la diga per esempio. Il laghetto. Ai cannibali di Monkey Island. Non me ne frega niente se pregate davanti all'idolo sacro della scimmia che mi funge da casa, base operativa segreta. Potreste smettere di lasciare i vostri sporchi sacrifici sulla mia porta. Insomma, una vita. È un'altra cosa per piacere, non entrate nella testa di scimmia. Le Chuck. Pirata fantasma, le Chuck. Questo è il mio vecchio amico, quello con cui sono arrivato qui. Ah, il capitano? Ha perso del peso. Sì, non c'è male. Mai stato meglio. Cosa gli è successo? Brutto incidente, sì. Voleva mettere su un'altalena. Chi sei? Un naufrago? Cosa credi che sia? Il guardiano? Senti, a coglione, sentilo questa. Stupido di merda. Chi sono un naufrago? Ah, testa di cacca. Chi sei?
Io mi chiamo Tutrut, Herman Tutrut. Abito qui. Beh, non proprio qui, ma mi aiuti a tirare giù questo, nella fortezza sul vulcano. Sei stato abbandonato? Pensi che sia qui per la mia salute? Perbacco. Oh, ragazzo! Dove vai? Esamina cadavere. Non sembra a posto. Beh, no. Non ci vedo niente speciale. La corda non ci arrivi, giusto? Prendi la corda. Allora, la corda mi servirà probabilmente per scendere giù nel crepaccio lì nel burrone, andare a prendere i remi. Qua c'è un estuario, un delta, anzi, andare a prendere i remi. E poi andare chissà dove, insomma, con la barca, con la cioè con una barchetta a remi. Invece quella scimmia di merda che sta nel coso. Quella scimmia di merda che sta. Una bottiglia. C'è un messaggio dentro. È un appunto. A Herman Tutrut. Da Yammer Ham Ha Avvocati in legge. Causa contro la tribù cannibale per l'oltraggioso abbandono di due remi in un abisso. Penso che qui abbiamo una causa. Probabilmente possiamo chiedere ai danni per turbe emotive e possibilmente anche danni punitivi. Sì. Sembra legalese, sì. Non credo di riuscire a tradurlo tutto. Guarda quella nave fantastica là fuori, è mia. Sei venuto con quella? Sì. Sei più coraggioso di quanto sembri. Veramente sembra una nave che avevo una volta. Beh, adesso è mia. Un tale Sten mi ha truffato, strano. Non è proprio da Sten. Il mercante di navi usate? Proprio lui. Su Mili Island? Proprio lui. Bah, ah, ah. Vai. Sono Kev e sono qui per salvare qualcuno. Bene, eccomi, non tu. Sono felice che tu sei venuto a salvarmi, ah, coglione. Pensavo che potessi venire prima. Sono parcheggiato in doppia fila da chissà che multa avrò adesso. Beh, andiamo. Non è esattamente quel che volevo dire. Venuto qui in cerca del governatore dell'isola Milii, rapita da un fantasma. Oh, bene, non salvarmi. Mi piace quella, pioggia sulla testa e il vento nella schiena. Animaletti sul mio piatto. Beh, già che è un piatto. Portare anche te. Beh, sì, prima aiutami a liberarlo. Esatto. Questo non è un problema. Sono quello che si trova sulla nave fantasma nel condizionale del sotterraneo. Bene. Davvero? Come lo sai? Come ci arrivo? Sì, e dove sta? Addirittura? Una chiave per aprirlo. Vai, aprimi. Una che mi hanno dato gli indigeni. Benissimo. Dice che gli indigeni ti hanno dato una chiave, eh? Gli ho dato il mio raccoglibanane e non me l'hanno restituito. Ah, coglione. Come garanzia mi hanno dato questo cotto un fiocco gigante. Buono. Apri la testa di scimmia, vedi? Sì. Non ho bisogno di andare nella testa della scimmia. Me lo di a me. Di. Me lo di! Ma se lo rivoglio prima devo vedere il mio raccogli banane. È una questione di orgoglio, lo sai? Sì, sono d'accordo. Non sei l'unica persona sull'isola? Beh, pieno di indigeni. Unica persona civilizzata sull'isola, ma insomma civilizzata adesso. C'è una tribù di cacciatori raccoglitori. Cacciatori di teste, veramente, non so se mi spiego. Ma io non parlo con loro. Beh, manco a fa così. Sono cannibali, ma non sono pericolosi. Tranne quando dai a loro qualcosa in prestito. E ho detto che gli ho dato il mio raccoglibanane e che non me l'hanno restituito, no? Sì.
Cosa è successo ai due pantaloni? Quali pantaloni è? Come sei arrivato fin qui? Ho navigato fin qui con un mio amico 20 anni fa. Sì, quando ecco, volevamo scoprire il segreto di Monkey Island e l'hai scoperto? Ma il mio amico è capitato un incidente orribile e tragico che gli è costato de vita. E non potevo guadagnare la nave da solo per tornare. Avevo addestrato un gruppo di scimpanzé per condurla fino a Melee Island. Sì. Devono trovare un aiuto e tornare a prendermi. Eccomi. Sarà successo qualcosa. Beh, sì. Perché non sei andato con gli scimpanzé? Infatti. Settimana insieme ad un gruppo di scimmie. Che gioia. Vabbè, ok. Perché non mi dai la chiave della testa di scimmia e la facciamo finita? Ne ho bisogno per avere il mio raccogli banane. Ho un mucchio di impegni. Sì, immagino. Prendi la bottiglia. È una brutta vecchia bottiglia. Non la voglio. Ma come ti permetti? La zona di Sboschella. Andiamo a vedere. Proprietà privata, cose, permesso pregare, ma per piacere non entrare nella testa di scimmia. Parate fantasma, le ciak, vai. Esamini teschi, oh, bello. Spiedivino, ah, l'avete capita? Eccola. È proprio bella, eh? Beh, non c'è male. È brutto caso di ciroplastica, però. Sarebbe una grande attrazione turistica se qualcuno mai trovasse l'isola, tu mi dici, eh? L'artista ha inciso il suo nome fatto da Sharptooth. Ok. Va bene. Lei è avvoltoio. Vabbè. Allora, io vorrei capire se... Vorrei capire se c'è possibilità di... cioè, faccio tutte, le provo. Non va oltre. Se facciamo così, le proviamo tutte e via. Premi la pietra. Tira la pietra. Vai. Ale. Ok. Proviamo così. Forse bisogna colpire l'albero? Non c'ho idea.
Credo abbia colpito quel grande albero di banane sulla spiaggia. Andiamo, andiamo. Le probabilità di un tale impresa sono veramente minime. Andiamo, andiamo. Sono fortissimo. Andiamo a vedere. Andiamo a raccogliere le banane. Chissà se servirà a sbloccare questa diga. Probabilmente sì, perché... Pam para pam pam pam. Tutto questo per un paio di banane? Prendi le banane. Dai, banana scimmia. Ho la tua attenzione? E che ci facciamo questa scimmia di merda? E non mi segue più. Però se io do altre due banane, lei a un certo punto... Dovrebbe seguirmi, giusto? E non mi segue più. Andiamo qua. La fortezza. Portaci la chiave della testa di scimmia. I cannibali. Ok. Andiamo alla fortezza. Come... Vai alla corda. Prendi la corda. Esamina il cannocchiale. Pericolo. Gli oggetti nel cannocchiale possono essere più distanti di quanto sembrano. Beh, fa una piega. Esamina il cannocchiale. È tutto arrugginito. Apri. Non si vuole aprire. Usa. Usa corda con cannone. Non sembra funzionare. Premi cannone. Palla di cannone. Ci sono tre buchi. Prendi. Prendi. Polvere a sparo. Oh. Che bel cannocchiale. Assomiglia proprio. Dov'è il mio cannocchiale? Non so di cosa parla. Oh, perfetto. Manco solo per 5 minuti e qualcuno entra qui dentro e sbutta la polvere a sparo su tutto il pavimento. Tu non sai niente? No. Sono sicuro che si tratti di una coincidenza che sia qui ficcando il naso subito dopo che qualche sconosciuto ha sporcato il mio bel pavimento pulito. Beh. Ho visto una scimmia andare via, sarà stata lei. Sì, sì. È così. Non mi prendere in giro, ragazzino. Ho un mucchio di impegni da sbrigare. Beh, anche un altro lavoro ben svolto. Indubbiamente si possono fare tante cose su quest'isola.
Ma io non so se là sola ci si possa andare, francamente. Ma poi quella scimmia di merda, no? Andiamo a vedere un attimo nel crepaccio se riesco. Oh, senti, stronzo. Usa la corda con l'albero. La corda non è abbastanza lunga per arrivare in fondo al canyon dall'albero. Per ora con quel ramo, sì. Ok. E immagino che serva un'altra corda per arrivare laggiù. Va bene. Non si vuol aprire, bambine. Senti. Vabbè. Amici, bisogna far saltare questo. Poi ve la sparo. Funziona meglio con l'acciaio. Ale. Oh no. Oh no, S. Mi sono salvato, amici. Andiamo al laghetto. Uomo malconcio. Non sembra a posto. Prendi la corda. Ok. Un altro lavoro ben svolto, mi pare, no? Andiamo nel crepaccio. Che cazzo ci dobbiamo fare con quei remi? Ah, forse con la barchetta riusciamo a fare il giro dell'isola. E con quella scimmia di merda, che tocca farci? Usa corda con tronco robusto. Ok. Esamina i remi. Sono un paio di remi, certo. Comodo. Mi fa paura, non vado oltre. Vediamo un po' se con la barchetta possiamo circunnavigare. Usa la barca a remi. Vai. Che strano. Dice la scimmia dei mari. Posso far andare in questi remi? Sì, vai. Maria la lentezza. Ah, beh, mo' meglio. Dai, però, siamo pazzi. Che lentezza, amici! Sta grafica in 4 terzi! Per l'amor del cielo, ora sono. Ok. Abbiamo ancora una ventina di minuti. Oh, bravo. Oh, molto bene. Esamina biglietto. I cannibali. Non vi riporterò la chiave se prima non meritate il mio raccogli bagnane. Herman Thorntr. Vai. Proseguiamo a fette. Dunque.
comunque. De villaggio. Andiamo a salutare questi cannibali. Bello. Non posso vedere dentro da qui. Vai a capanna. È una capanna vuota. Guarda che carino, ragazzi. Questa capanna è veramente vuota. Va verso la capanna. Però questa è la canna più vuota che abbiamo mai visto. Beh, signor, banane. Banane succulente, prendile. C'è su di frutta, è rimasto niente tranne la frutta marcia. Prendila. Grande testa di pietra, sembra grande e vuota. Già, ne hai ben due. Potrebbe essere una trappola. Beh, sì, non c'è male. Allora, apri la porta. Questa porta sembra chiusa a chiave. Che ansia che è mia. Potrebbe, non mi sento sicuro. Hai per caso una banana in tasca oppure sei solo contento di vederci? Beh, hai un bel coraggio a rubare dai famosi cannibali di Monkey Island. Di cannibali? Beh, sì. Anche se ultimamente stiamo cercando di evitare la carne rossa. Ottima scelta. Solo per questioni di salute. Ottima scelta. Siamo sempre molto feroci, assolutamente. Specialmente con i turisti che ci vogliono rubare la merce per i souvenirs. Allora, cosa hai da dire in tua difesa? Un sacco di roba. Allora, cosa c'è dietro di te? Una scimmia a tre teste? Ehi! Pensi veramente che siamo così stupidi? Beh, insomma, non insisterei troppo se fossi in te. C'è davvero! Cosa c'è dietro di te? Una scimmia a tre teste? C'è! Ah! Non ci cascheremo di nuovo con quel vecchio trucchetto. Una scimmia a tre teste, amici! Adesso, penso che adesso ti mangeremo. Non fare! A meno che se tu avessi qualche tipo di offerta, qualcosa che potremmo offrire la grande scimmia. Ci cominciano a farti arrosto, per esempio, con la scimmia a tre teste. Che ti do? Valore un po' più spirituale, come dici. La magnetica non è una cosa abbastanza degna, mi dici, eh? C'ho le banane. Ovviamente non è niente per noi. Non fare. Immaginiamo forse se le lasciamo andare. Non dire non fare. Dobbiamo prima considerarsi il dialogo del villaggio. Beh, era quando la carne rossa. Che dovrò vedere la capanna degli ospiti. Aiuto, amici. Adesso sì che va bene. Aiuto. Beh, raccogli banane. Appunto. Al prata filata fantasma Lechak. Dobbiamo protestare della tua acquisizione della nostra antiradice voodoo. Ci rendiamo conto che presenta un pericolo per te e del tutto equipaggio, ma questo è un furto. I cannibali di Monkey Island. Prendi, raccogli banane. Ale, esamina il teschio. Che teschio carino, prendilo. Ah, l'ho preso davvero. Liane, non ci devo impiccarsi, però prendile. D'accordo. Vai verso finestra. Premi finestra. Tavola lenta, tu mi dici, eh? Bene. Tegame con ossa. C'è ancora della carne attaccata, che schifo. Vai il buco. Potrebbe stare quel buco, ma non credo che entrerà questo raccogli. Non fare. (Ride)
tappa. Non mi sta venendo la nausea. Vorrei tanto mangiare quel tipo. Sì. Allora facciamolo. Ma pensa alle tue arterie. Noi siamo cannibali per Diana. Sì, ma anche i cannibali come tutti gli altri devono stare attenti ai grassi saturi. Sì, ma mi serve la... raccogli banana là. Sembra chiusa a chiave. Zio cane. Mannaggia quel porco, come dice. Sì. Non fare. Dovevo fare. Ti darò qualsiasi cosa, per esempio questo teschio. Sì. Ne abbiamo già abbastanza. Allora dai il cannocchiale. Libro impolverato. E cosa vuoi che ti dia? Per l'amor del cielo. Mi serve de ammacca banane. E niente. Para pam 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 pam. Vabbè, andiamo a dare queste altre due banane alla scimmia. Dai, mo però voglio dire, non è che... Speravo di non dover fare il giro un'altra volta con la barchetta, porca troia, invece mi sa proprio di sì, eh. La spiaggia. Allora, mi servi. La scimmia non so che cosa serva, francamente. Però andiamo a darsi altre due banane, poi non so che cosa mi deve servire. Cioè, cosa mi serve la scimmia? Ah! Ok, ho capito, mi ricordo. Mi ricordo, cari amici. Qui. Devo portare la scimmia alla testa di scimmia. Vai a giungla. Vai a scimmia. Usa banana con... Dai banana a scimmia. Dai banana a scimmia. Bene. Seguimi per l'amor del cielo. Adesso sei la mia fedelissima, eh. Brava. Brava così. Bravissima. Vieni scimmia, vieni.
premi il naso, tira il naso. Brava, mentre dici tu. Benissimo, stai bene là, ciao. Adesso qua, testa di scimmia gigante. Questa è la seconda testa di scimmia più grande che abbia mai visto. Allora, vai lì, prendi idolo. Cogli un idolo o qualcosa. Prendiamo questo qua. Un idolo insignificante. Oh. E anche il più sporco. Bene, serve il cotton fioc. Bene, benissimo. Allora, adesso ho quest'isolo di idolo di merda. Torniamo indietro, dai, cose. Andiamo dai cosi, dai cannibali, gli do sti idolo di merda. Dai, non me ne frega un cazzo, vai. Usa la barca a remi. Vai, torniamo dai cosi di merda. Dai cannibali, gli diamo l'idolo. Potenzialmente me lasciano sta. Prendo, raccoglie banane. Vado alla fortezza, raccoglie banane a Tutrut. Prendo il cotton fioc, vado alla scimmia e dentro nella scimmia. Non fa una piega, amici. Che pazienza con sta barchetta a remi, mamma mia. Lasciamo qua. Vai alla giungla. Vai al villaggio. Apriamo la porta. Sembra una chiusa a chiave. Contiamo i cannibali. Sì. Un artista in fughe, eh? Sì. Dovremmo mangiarlo, ma quel limone là non parla. Sono un temibile pirata. Avrebbe coraggio con la sua carne, sarà dura e filamentosa. Esatto, faccio schifo. Tiriamo un'altra opportunità per darci qualcosa in cambio della tua libertà. Bacco. Dai. Insignificante questo. Wow. È impressionante. Sì, insomma. Lemonhead. Vieni a vedere. Oh, che bello. Semplice proprio come uno dei miei. E piccolo come il mio. Beh. E dice, ho fatto il Lemonhead. Proprio come uno dei miei. Bravissimo. Devo portarlo alla grande scimmia, vai, vai. Sono d'accordo, vai, vai. E siamo molto grati per questo bel regalo. Se mai avessi bisogno di qualcosa di Monkey Island, vieni a trovarci. Hai aperto la porta? Sì. Prendi, raccogli banane, ale. E ce ne andiamo da questo luogo di merda. Boh. Dai, raccogli banana questo. Ehi, grazie. Pensavo di non vederlo più, esatto. Vuoi avere questa chiave della testa di scimmia agli indigi? Sì, sì, gliela do io, vai, dammi qua. Oh, bene. Non ti preoccupare, non la userò. Fioc gigante, andiamo, andiamo. Si è perso fin troppo tempo, andiamo. Vai. Non è che tante volte, attenzione, qua c'è spiaggia. Ci prendiamo la spiaggia.
e via di nuovo per altre avventure, direi. Bene. La zona di Sboschella. La scimmia sarà ancora là, mi auguro. Bravissimo. Molto fiero di te. Dai, cotton fioc a... anzi, usa. Cotton fioc in orecchio gigante. Oh, cari amici. Bellissima questa animazione. Bene, ragazzi, eh? Un altro lavoro ben svolto. Oh, quindi la scimmia è tutta una vera, scimmia. Andiamo a cercare quelle ciacche di merda. È una vera scimmia, cari amici. Lo sentivo che all'inferno ci sarebbero stati i funghi. Eh beh. Cari amici, in tutta rapidità ci possiamo definire soddisfatti per oggi, eh? Potremmo dirci soddisfatti quasi. Posto meraviglioso, cari amici. Vai verso la caverna. Vai verso il fungo, esamina il fungo. Prendi fungo. Premi fungo. Tira fungo. Naso grande. Non riesco ad arrivarci. Ci si perde una bellezza, cari amici, qui dentro. Allora, Allora, bene, è stata una bruttissima disavventura che non ha portato ad alcunché, perché questo qui è un fottuto labirinto, cari amici, e quindi a noi serve il navigatore. Da qualcuno che ci dice come fare, no? Cioè serve un oggetto per entrare lì, altrimenti come cacchio lo trovo le ciacche? Con lentezza, però, per l'amor del cielo. Ale, ciao. Sono fatto vedere tutti nella casa mia senza neanche bussare. Vai.
Era bussata, ma non ho trovato la porta. Beh, non fa niente. La prossima volta stai più attento, per Bacco. No, mi servono informazioni, grazie. Ah, beh, ho bussato, non avrei sentito. Mi prendere in giro ragazzino, tutte cose. Vabbè, niente, non è. Allora, scusami, eh. Ok, niente. Esamina. Come cavarsela con la caccia al tesoro, tu mi dici, eh? Bene. Come uscire dalla navigazione? Come armarsi nella battaglia navale? Ma scusate, eh? Come... Sì. Non so. Beh, adesso, cioè, come cacchio faccio arrivare? Non mi ricordo più, cioè, mi ricordo che c'era il navigatore, ma come rimediasto navigatore? Toccherà tornata ai cannibali. Visto che ci siamo. Apprezzo veramente tanto questa velocità di navigazione. Amici. Sì, magari. Veramente ci sarebbe qualcosa. Che cos'è? Sto cercando una persona. Qui, su Monkey Island, per Bacco. Siamo gli unici abitanti di Monkey Island, sì. Gli unici civilizzati. Sto giocando 30 dizi morti di una donna. Non voglio sapere più, grazie. Forse dice miei pirati, a quei pirati morti. Sì. Proprio quelli. Hai visto il pirata fantasma di Jack e il suo pirata di Guraggio Vest? Sono mesi che qui i farbutti ci fanno uccidere noi, esatto. Volazzando in giro con quella loro nave fantasma che da fare per un brevedere. Gemendo e lamentandosi fino all'alba, sì! Spaventando tutti i turisti, sì!
solito quando abbiamo dei problemi con i non morti, arriva la nostra formazione energistica e via. Quando ecco? Dammi la pozione, solo sulle ciacche, vai! Non possiamo, perché no? L'ingrediente principale della produzione è la radice molto rara. Perso. Esiste solo una. Ne usiamo solo un pochino alla volta, tu dici. Le ciacche l'ha rubato tutta. Dove si nasconde? In un posto sotto quest'isola. Da qualche parte in un labirinto di catacombe, esatto. Un luogo infernale che trema con i lamenti delle anime torturate e intrappolate per sempre nella pietra. Dove le pareti insanguinano e l'aria è colma di puzzo putrefatto del male. I turisti facevano la fila per ore per vederlo. Non puoi semplicemente andare laggiù e buttarlo fuori? No, abbiamo perso la chiave. È stata rubata. Abbiamo prestato un eremita che vive sull'isola. E va bene, è questo. E finché quel vecchio balordo senza braghe non la riporta indietro, noi terremo il sole a cogliere banane. Vabbè, è fino a qua. C'è anche rubata la stradice. Che villano. Mi date per cortesia qualcosa per navigare? Suppongo che rubare le banane sia più lecito? Beh, lasciate le ciacche e mi prendo la radice. Mi dispiace, ma non è così semplice. Cercare le ciacche potrebbe essere molto pericoloso. Potremmo farcela nelle catacombe senza... Hey! Ultima auto, la strada di Nea. Cosa? Niente, niente. Cos'è l'estatena di navigate tra? Vedo che il nostro diretto l'ha messo in crisi. Bene. Potremmo dire cosa fa la testa, sì, dimmi. È uno strumento della navigazione. Mi dia, mi dia! È una testa, sì. Una volta apparteneva a un navigatore, sì. Abbiamo tenuto in vita con la magia per sfruttare il suo senso innato della direzione. Inoltrarsi nelle catombe senza questo sarebbe impossibile. Mi dia! Ma è l'unica cosa che abbiamo, dunque non la puoi avere. Credo che non abbiamo niente da darti. Dopo c'è la scivolata, sei libero di venire a visitare la grande scimmia quando vuoi. Tropicali. Beh, ma beh ragazzi, allora secondo me ci siamo. Io mi fermerei qua per oggi. È stato un piacere. Quindi prossima volta dovrò in qualche maniera, probabilmente torno dalla scimmia, prendo un altro idolo, glielo do di nuovo, gli faccio dare questo cacchio di navigatore per andare dentro alla caverna di Reshack dei miei coglioni. Ragazzi, allora dai, sono andati avanti parecchio, io vi auguro un buon appetito, me lo auguro anche da solo visto che fa. C'ho veramente fame. Ci vediamo al prossimo gameplay di Monkey Island. Ciao a tutti.